buonasera, è sabato e noi siamo in diretta per farvi compagnia in questa serata, ma soprattutto per dirvi come trascorrere questa serata, perché io lo so, ne sono certa, io sono serena, ve lo ricordo, e siamo certi che voi forse non avete le idee chiare, perché insomma il sabato si vuol fare chissà cosa, chi pensa di andare in un posto, chi in un altro, e si discute tra amici, ma andiamo di qua, no? Andiamo di là. Vabbè, guarda, ci sono io a dirimere ogni problema. Allora, questa sera una sola cosa potete fare: Cronopolis, siamo a Colonnella, bellissimo locale per il secondo aperitivo indoor della stagione, firmato Franceschello Eventi. Naturalmente noi Radio Re 9 siamo in diretta da questo fantastico posto per farvi compagnia, ma soprattutto per farvi divertire con le nostre pazze interviste, con cui ci divertiamo in ogni occasione quando appunto vi descriviamo la serata e vi intervistiamo, perché siete voi i veri protagonisti. Grande serata anche questa sera dal Cronopolis, sarà sicuramente un successo come il primo per indoor, dove veramente è stata una festa pazzesca. E allora inizio subito a presentare i DJ di questa sera. Fabrizio Neri, eccolo qua, per chi lo vedrà poi appunto sulla nostra pagina Facebook con le riprese di Andrea Marozzi. Ma buonasera Fabrizio. Buonasera. Come va? Bene, bene. Sei carico? Sì. Tutto a posto? Tutto bene. Ci divertiamo stasera? Certo. Quanto? Tanto, è clima natalizio, è bello. Ah, che bello, quindi magari avremo anche qualche canzone in stile Natale? Ma quelle classiche senz'altro, le abbiamo già messe un po' poi. Ho sentito, ma di quelle che ci fanno ballare? Un po' remixate magari. Last Christmas, Wham, quella è classica. È proprio il classico natalizio. Va bene, buon lavoro. Da chi sarai affiancato questa sera? Da Nico come vocalist e da Luca Narcisi come DJ. Luca Narcisi! E adesso potete andare a intervistare. E lo intervistiamo, Luca Narcisi. Luca Narcisi, che è impegnato, buonasera, che cosa sta facendo il nostro DJ? Sto provando a mettere un po' di musica. Oh, che musica ci farai ascoltare e soprattutto ballare questa sera? Allora, stasera propongo un'orchestra di piazza tipo Raul Casadei, e poi vediamo un Renzo Arbore. Anche la Carrà magari, però stile anni 80 senza remix. La Carrà la lascio a Neri. Ah, ok, Neri va per la Carrà. Oh, vado sulla mazurka. Oh, bello, ci piace, ok. Allora, Luca, ho il piacere di intervistarti finalmente. Raccontami qualcosa, insomma, sei una, si può dire, new entry, inteso nello staff di Francesco Marcellini. Com'è questa famiglia? Allora, è molto numerosa, è piena di pazzi, quindi mi trovo molto bene, perché sono pazzo anch'io. Perfetto, siamo tutti a nostro agio, infatti. Sì, parecchio. Ok, e infatti andiamo molto d'accordo anche io e Luca, perché insomma noi, se non siamo pazzi, non riusciamo a divertirci, e chi non è pazzo non lo vogliamo, giusto? No, assolutamente no. Perfetto, buon lavoro Luca. Grazie. Ma dove è andato a finire Nico Battistelli? Me lo son persa. E il nostro vocalist è sparito, ma noi lo troveremo. Prossimo intervento con il grande Nico Battistelli e soprattutto con coloro che sono già qui al Cronopolis per l'aperitivo indoor. Ragazzi, mi raccomando, venite a trovarci, perché la serata sarà lunga e soprattutto divertente. A più tardi. Colonnella, questo è l'aperitivo indoor, grande festa anche questa sera, grande sabato e soprattutto grande divertimento. Noi siamo qua sempre in diretta, non vi vogliamo mai, perché vi vogliamo raccontare questa serata con i veri protagonisti, che siete voi. Ma prima di raccontare quella che sarà la serata più in là, vediamo di intervistare anche uno dei protagonisti, che ormai è diventato una sorta di tormentone per noi, e lo vedete dietro le mie spalle, lo vedrete dietro le mie spalle nei nostri video, è Nico Battistelli. Ma buonasera Nico! Buonasera a te Serena, buonasera Re 9. Allora, aperitivo indoor! Come detto? Aperitivo indoor hai detto. Vabbè, che te cambia, scusa. Aperi street indoor!
vabbè, non stare a fare quello che sottolinea le cose. L'ho fregato. Ma per i street di che? Cioè, siamo in un locale fantastico, la street, la strada. Questo è vero. Dov'è la strada? Siamo, direi, non in un locale, in una struttura fantastica, dove ha 5 o 6 locali insieme, quindi... Assolutamente sì. Siamo in una struttura bellissima, con il nostro format, c'ho il disco. Stavo notando la tua maglietta. Sì, è un vinile un po' squagliato dal sole, perché è un po' tondo, vedi, non è dritto. E come mai? Sì, è un po' sotto il sole, sì, è un po' deformato. Ma non è che sarà la tua panzetta che lo deforma? No, è deformato. Ah, è proprio deformato così. No, perché lui ha la pancia piatta. Piattissima, guarda. È vero, vedi? Perfetto. Allora, Nico, senti un po', allora, Cronopolis, grande successo, nell'altra serata vogliamo bissare, ecco. Scusami l'ultimo termine che non ti... Vogliamo bissare. Bissare, trissare, quadruplicare, cioè, all'infinito, diciamo. E fin quando la situazione è bella, ci piace, quindi... Lo ripetiamo sempre. Aperistretto ormai è un aperitivo ovviamente inventato, ideato da Francesco Marcellini. Francesco è alle 20, quindi qua riesce alla grande, perché è al coperto e non abbiamo problemi di meteo, di eventuali piogge o di... Quindi non ci si stanca mai in Aperistretto, lo facciamo anche d'inverno. Assolutamente. Quello proprio ideato fin da 3 anni fa è quello all'aperto estivo. Ma a noi non ci basta, e quindi facciamo anche quello al coperto. Non ci basta mai. Ma qui ci sta anche il termine indoor. Indoor. Oh, Nico, approfittiamo per ricordare ai nostri amici che si stanno ascoltando che comunque c'è anche Natale. Sì, c'è anche Natale, per il terzo anno consecutivo siamo al Sayonara, per il Natale, che comunque è una serata che ricordiamo le due precedenti. E stasera non riesco a parlare, sono. E come mai? Non lo so, forse sono emozionato. Emozionato? No, io lo so perché sei emozionato, perché abbiamo la nuova canotta di Radio R9, ci siamo cambiati la divisa. Fa la differenza. Fa la differenza, perché Radio R9 piace, no? Ogni 6 mesi cambiare le nostre divise. Guarda, è tremenda, io non so come... Serena Suriani è tremenda. No, comunque dicevo, il Natale a Sayonara è una serata storica, ormai come a Natale si rispettano le tradizioni, ovviamente Natale è al Sayonara con Franceschi alle 20, quindi vi aspettiamo numerosissimi, come sempre del resto. Che regalo riceverai a Natale, lo sai già? Il più bello che ti aspetti? No, non lo so i regali, ovviamente sono... Il regalo è una sorpresa. Lo scoprirò tra sabato e domenica. Chi ti farà il regalo intanto? Penso diverse persone, come io farò il regalo a diverse persone. La mamma? Il Natale funziona così, sì, sicuramente. Che ti regala normalmente la mamma? Facci sapere qualcosa di tuo, dai. Non lo so. Normalmente, i genitori regalano i soldi, no? Ogni anno cambia, no, ma i soldi a volte anche... Qualche addirittura gratta e vince, oppure un anno l'intimo, cioè nella mia famiglia si cambia spesso, non si fanno sempre gli stessi regali, insomma. Bene. E allora... Voglio sapere un po' i fatti miei. E io voglio sapere, Nico, perché voglio che tutti ti conoscano di più, perché sei una grande persona, ci piace far conoscere anche il privato delle persone che normalmente si vedono soltanto, no? Dietro una console. Sì, hai detto bene, mi fa piacere, grazie per il complimento, quindi sono lieto di dire le mie cose, dipende. Cioè, nei limiti, certo. Fino ad un certo punto, poi ovviamente, ecco. E la fidanzata che cosa ti regalerà? Sono single. Ah, non ha la fidanzata. Non ha la fidanzata. Non ce l'ha, ragazze, gliel'ho fatto dire 5. Apposta. Ne ho 5. Come 5? Ma quando mai? È single, un altro buon motivo, ragazze, per venire al Cronopolis, Nico Battistelli, è single, mi raccomando, potete provare a vedere se riuscite a strappare il suo cuore. Oh, qua si mette male. Si mette male, ok. Vabbè, dai, scherziamo e giochiamo, perché questo è lo spirito dei nostri sabati bellissimi. E allora, a Natale, ovviamente, Radio R9 ci sarà, ci sarò.
e scopriremo anche quale sarà il regalo più bello ricevuto da Nico Battistelli. All'intervista di domenica a Natale dirò i miei regali. Perfetto, lo sapremo. Ok. Bene. Ci vediamo domenica, mi raccomando. Natale, sayonara. Ovvio, dove se no? Perché dopo che abbiamo mangiato, bevuto, fatto anche un bel sonnellino post pranzo, che si fa? Si va al sayonara. Ovvio. Anche perché è il terzo anno consecutivo, quindi è una tradizione. Che fai a Natale? Ma che me lo domandi? Vado a sayonara. Beh, che domanda è? Che risposta ti aspetti? Vabbè, io lasciamo tutto il tempo per pranzi, eventualmente rimangiare solitamente gli avanzi del giorno, oppure rimangiare di nuovo, digerire, farsi un giretto, qualche, non ne so, un prosecchino, un brindisi, perché tanto comunque apriamo alle 23, quindi c'è tutto il tempo. Ovviamente sempre sperando che non ci sia un afflusso come l'anno scorso, quindi là dovremmo aprire prima. Certo. Vediamo, le 22.30, vediamo. Ottimo modo per digerire il pranzo di Natale, andare al sayonara. E magari poi invece, come dice giustamente Nico, i famosi avanzi ce li mangiamo alle 4 o 5 del mattino quando torniamo a casa. Anche, soprattutto, sì. È vero? Come lo sai? L'hai detta perfetta adesso. Proprio così. Grazie Nico, buon lavoro. E noi vi aspettiamo qui al Cronopolis Colonnella, è semplicissimo raggiungerci, uscita dall'autostrada Val Vibrata e troverete la scritta Cronopolis. Giri a destra, rotonda, giri ancora a destra e arrivi. E arrivi, è facile. E c'è l'insegna Cronopolis che è gigantesca, quindi... Anche miopi riescono a vederla. Rimediamo che siamo sotto il Cineplex Arcobaleno. Quindi è anche facile da ritrovare, ecco. Assolutamente, bene, 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 noi vi aspettiamo ragazzi, mi raccomando, anche perché vi devo intervistare, voglio sapere tutto di voi, non so quale sarà il tema di questa sera, ci devo ancora pensare, ma siete voi che mi ispirate e quindi vi aspetto qua. A più tardi, sempre in diretta, Radio R9. Siamo sempre qui, Cronopolis e Colonnella, Apri Street Indoor, grande serata che sta chiaramente prendendo piede, tra pochissimo saremo subissati da persone che vorranno scatenarsi, ma ci sono quelli che giustamente sono venuti per l'aperitivo. Buonasera. Ciao, ciao. Che state facendo in questo tavolo? Un casino. Perché? Per lei. È il compleanno. Sì, 30 anni. Wow, bel traguardo. Abbastanza. Ascolta, come si chiama la festeggiata? Laura. Laura, vediamo un po', perché sta facendo la foto di gruppo e per adesso non la voglio disturbare. La puoi anche disturbare. Mentre fa la foto? Sì, sì, perché no? Introduco. Ah, è tua moglie? Ah, beh, se il marito consente io vado tranquilla. Vado tranquilla, perdonami, tuo marito mi ha detto che posso disturbarti anche se stai facendo la foto. Sì. Auguroni, grazie. Grande festa. Sì. Ascolta, perché qua a Cronopoli sei deciso di festeggiare? Spiegami un po'. E non vuole parlare, ma deve parlare la festeggiata. Spiegatemi. Ti stanno consultando, qua ci sono le consultazioni presidenziali. Spiegami. Ringrazio a tutti per i 30 anni. Allora, spiega, aspetta, scusate, fammi passare. Allora, vediamo un po', qua c'è un organizzatore che decide. Perdonami, vieni qua. Vedevo una sorta di consultazione presidenziale, cosa stavi dicendo alla festeggiata? Di fare gli auguri, capito che doveva fare gli auguri, fa 30 anni. Ho capito. Un augurio generale, noi abbiamo organizzato questa bella festa. Ma la festeggiata non vuole troppo parlare. Vabbè, oh Laura. Facciamo un appello. Allora facciamo parlare il marito. Il marito ha già parlato. No, deve parlare bene perché Cristian. Vabbè ragazzi, non ci fate caso, noi siamo live. Facciamo parlare il marito. Marito. Siamo live, la cosa più bella. Sì, infatti, ci stiamo organizzando.
Allora, vediamo il marito. Dov'è il marito? Christian, dov'è Christian? È là Christian. Andiamo da Christian. Ragazzi, voi mi farete veramente impazzire. Allora, Christian, alla fine sono dovuta tornare da te perché tua moglie non vuole parlare. Quindi che devo faremo? Fai un saluto là. Non ho capito. Tua moglie non vuole parlare. Quindi? Parli tu, al posto suo. Al posto suo, e che devo dire? Non saprei, raccontami qualcosa, vai. Che ti devo raccontare, dimmi tu. Allora, si festeggia la grande qua a Cronopolis, perché avete scelto Cronopolis? Perché è divertente, è bello e ce l'hanno consigliato. Bene, vi state divertendo? Abbastanza, sì. Perfetto, sono contenta. Allora, salutami tutto il gruppo che è con voi, vai. Ciao, ciao. Ok, ciao ragazzi, ciao. Allora, io nel frattempo non ho capito per quale ragione in console c'è una persona strana, e c'è una persona strana perché porta addosso una sorta di collana natalizia e una parrucca. Nico, perdonami, ma chi è? È Gianmarco, festeggia il compleanno, l'hanno fatto salire e deve recitare questo, deve leggere il biglietto. Quale biglietto? Quello che ha in mano. E quindi è tutto sotto controllo? Tutto sotto controllo, non è un pazzo. E infatti c'era in console questo tipo ambiguo, mi sono preoccupata. Vado perché adesso gli facciamo leggere, guarda, senta. Lo facciamo leggere, lo ascoltiamo in diretta, lo ascoltiamo in diretta. Scusami, sei in diretta su Radio R9, vai. Allora, ogni occasione è sempre buona per festeggiare una persona unica e vera come te. Gli anni passano, si cresce, si matura, ma fortunatamente il tempo non potrà mai cambiare lo spirito giovane e allegro che è in te. Ti auguro di rimanere sempre così come sei, forse di cambiare, ma farlo sempre in meglio. Auguri, grazie a tutti. E vabbè, e questo era il messaggio che è stato letto qui al Cronopolis, perché noi diamo anche la possibilità giustamente di esprimere tutte le varie sensazioni. Anche un Palandrani, il ragazzo del Sayonara. Buonasera, lo vedo che stai morendo dalla voglia. Calma. Io non ho voglia. Calma. Rilassati, tranquillo. Allora, buonasera. Tutto bene? Tutto. E ride, lui ride. Vabbè, tutto a posto? Tutto a posto. Ecco, partiamo da qua. Tutto bene, tutto a posto. Allora, non ridere come un matto, altrimenti non riesco a intervistarti. Allora, che stai facendo qua? Come? Non ho capito la domanda. Cosa stai facendo qui? Sì, sto festeggiando il compleanno di Gianmarco, quello che avete fatto fare la figura di merda, no? Perché? I capelli blu, no? Sì, lui. Come? Allora, perché secondo te avrebbe fatto una figuraccia? Perché? Come perché? Spiegami. Stava come? Non mi fa le foto. Perché mi state sputtanando in questo modo? Ma non è così. Allora, spiego a chi ci ascolta da casa. Lui praticamente è arrivato. Allora, chi ci ascolta non capisce bene. Il nostro amico, come ti chiami? Io Giacomo, è praticamente ricco di fotografi, selfie e quant'altro, per cui si sente un po' in imbarazzo, però è tutto sotto controllo. Mi sento in imbarazzo perché guarda il festeggiato. Vabbè, ma è la sua festa. Sono imbarazzato per loro, guardali, mi stanno... Lo so, ti stanno guardando. Come? Non ti stanno guardando. Sì, mi stanno guardando e mi stanno deridendo, mentre no.
Va bene. È una prassi. Ma è così, è così. Allora, tu hai in questo momento... Il fatto, sai qual è? Che voi non tagliate i pezzi. No, noi non tagliamo nulla. È quello il è quella la cosa sbagliata, secondo me. No. Quella è la cosa sbagliata. Troppo comodo. Dal momento in cui non tagliate i pezzi... Sei preoccupato. Sono preoccupato perché... I posteri. In un ipotetico futuro dove mi risveglierò. Non ti preoccupare, stai facendo una bella figura, tranquillo. Ciao Giacomo, ciao. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. E vabbè, dai. Hai filmato tutto? Sta mangiando, non puoi rispondere. Hai filmato tutta l'intervista del tuo amico? Abbastanza. Bene. Molto. Mi raccomando, perché lui ci tiene che venga tutta, diciamo così, inoltrata sui social. Abbastanza. Perfetto. Sono contenta. Ok, ciao. Allora, qui ragazzi è veramente un marasma, ma andiamo a disturbare qualcun altro. Buonasera! Ciao! Ciao! Allora, ci divertiamo o no? Ci proviamo, il clima è giusto. Bell'aperitivo, c'è un motivo per cui siete qua in particolare o...? Siamo tutti al compleanno di Gianmarco. Sempre Gianmarco, è sempre lui. Protagonista della serata. È lui. Con quella parrucca come sta? No, non male, c'è il portamento anche. Gli dona. Gli sta bene. Vediamo un po' le ragazze, ciao! Io preferisco intervistare sempre le donne. Perché? Cioè, è così, Come va questa peristrit indoor? In compagnia per compleanno di Gianmarco. Gianmarco, ormai è diventato una star. Sì, vabbè, amico. Bene, bene. Quindi fino a che ora restiamo a ballare? Tra poco inizieremo. Perfetto, mi raccomando, vi voglio scatenatissimi. Va bene, buona serata. A te, ciao. Vabbè, per adesso questo è il clima che si respira qui al Cronopolis di Colonnella, ma è solo l'inizio ragazzi. Qui la serata è lunga e qui veramente ci divertiremo alla grande. A più tardi, sempre in diretta, Radio R9. Sempre qui, non ci muoviamo assolutamente, siamo al Cronopolis Colonnella. Ragazzi, davvero una serata che mi piace tanto. Ma prima di passare alle interviste dei ragazzi che sono qui in pista a scatenarsi, voglio fare tanti auguri di buon compleanno a Piero Di Perardino, meglio conosciuto come Pierone, perché è il suo compleanno. Auguri Pierone, un saluto grande a Severino e a tutti quelli che ovviamente amano Radio R9, e ne sono tanti. E approfittiamo per conoscere invece quelli che sono qui, che sono arrivati prima di voi, perché se ci state ascoltando ovviamente dovete raggiungerci. Allora, vediamo un po'. Buonasera. Salve, buonasera a voi. Allora, siete arrivati adesso? Siamo arrivati adesso, sì, pochi minuti fa. Togliamo la giacca subito, e ci buttiamo in pista. Bravissima, sì. Senza levarsi la giacca, direttamente in pista, senza perdere un minuto. Mi sembra giusto. Come ti chiami? Edoardo, con chi sei? Con i miei amici, attenta a non coprire l'obiettivo, altrimenti non ci vediamo. Sono con i miei. Chi è il più simpatico dei tuoi amici? Sono tutti simpatici. Tutti. Uno per un motivo ed uno per un altro. Tutti simpatici. Indicamene uno. Come? Indicamene uno. Giacomo Soletti. Ciao Giacomo. Ciao. Allora, Cronopolis questa sera? Perfetto, serata magnifica. Top. Perfetto, sì, mi piace. Anche tu mi sembri pronto, vero? Mi sembri pronto per divertirti. Aspetta, mi rubano. Aiuto. Siamo in diretta, mi fanno ballare. Mamma mia. E vabbè, questa è
Io sto ballando mentre voi. Inizia così. Aiuto una pirouette. Inizia così. Chi è il mio ballerino? Aiuto. Qua è un malasma. Ciao, come ti chiami? È bellissimo. Ok, lui è il mio partner di ballo, perché mentre eravamo in diretta ho ballato con lui. Allora, ti vedo molto preso. È il più bello della Val Vibrata. Wow. È il corso più bello della Val Vibrata. Ho 43 anni e rinnovo la mia giovinezza. Bene, bene, sono contenta. Perfetto. Vivo la mia giovinezza. Mi piace, va bene, ok. Grazie, buon proseguimento al mio ballerino Doc, che continua ancora comunque a farmi ballare. Va bene, grazie. Dunque, torniamo a noi. Come va, come va? Tutto bellissimo! Ma come sei bella con questa pellicetta bianca! Anche tu bellissima! Troppo buona! Mi raccomando ragazzi, top! Andiamo in pista! Proseguiamo con Andrea Marozzi! Proviamo ad andare in pista! Perché ci sono anche dei problemi, tra virgolette, logistici, però ci arriviamo. Allora, vediamo un po'. Oh, qua vedo una bella ragazza, molto carina, con una miss eccezionale, mi piace. Ciao, complimenti, ti ho notata perché sei splendida. Grazie. Dunque, che si fa qua a Cronopolis? Una serata prima di Natale, festeggiamo in anticipo il Natale. Mi sembra giusto. Ovviamente a Natale c'è il sayonara. Certo, sempre. Franceschiello eventi, sempre. Sempre, sempre. E lei giustamente con questa miss è già in clima natalizio, come giusto che sia. Certo. Ho appena finito gli esami, quindi ho bisogno di un attimino di relax. Speriamo che vada tutto bene. Sicuramente. Cosa studi? Giurisprudenza. Wow! Bene, bene, un'altra dottoressa in giurisprudenza. Ci piace. Che vuoi fare da grande? Ancora non lo so. Probabilmente il magistrato. Te lo auguro di cuore, anche se è tosta, però ci sta. Speriamo. Ci vedo però. In bocca al lupo. Ah, in bocca al lupone, altro che in bocca al lupo. Te lo auguro di cuore. Crepi. Ciao bella. Io la vedo proprio bene come magistrato, mi piace. Ok. È perché anche i magistrati si divertono, anche gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, ma tutti gli impiegati, gli operai. Perché quando c'è da divertirsi ci si diverte. Vediamo un po'. Buonasera. Ciao. Ma come, in pista col giaccone? Fa freddo, ma no, io sono in canotta. Ma sì, poi lo togliamo. Va bene, ok. Vi state divertendo? Sì, tantissimo. Come ti chiami? Debora. Dove sei? Colonnella, qui. Colonnella, qua, quindi casa chiesa, come si suol dire. No. Abito a Colonnella, ma... Ma? Beh, non sono casa chiesa. Nel senso che giochi in casa questa sera. Come? Giochi in casa questa sera. Ah sì, quello sì. Bene, sono contenta. L'importante è che vi divertiate. Come? L'importante è che vi divertiate. Sì. Ci stiamo divertendo. Questo è l'importante. Vabbè, giustamente, in pista è complicato farsi sentire, perché il volume della musica in discoteca, lo sapete bene, è molto alto. Però in qualche modo ci riusciamo. Qui contiamo il fotografo. Ma signor fotografo, lei che fa? Io immortalo il divertimento. Wow! Come si chiama il nostro fotografo? Pierpaolo Cialini. Pierpaolo, allora, quante foto stai facendo? Per ora poche, ho appena iniziato, ho dato il cambio a un altro collaboratore. Allora dovete venire qua a Cronopolis, perché c'è Pierpaolo che vi immortala, giusto? Giusto. Perfetto. Buon lavoro, Pierpaolo. Grazie, buon lavoro a voi. Ciao. E
beh, insomma, qui è festa grande, festa grande. Lei mi ha intervistata l'altra volta. Sì. Mi volevo scusare. Perché? Quello che ho detto. Che cosa ha detto? Io la bugiardona. Non lo ripeta, altrimenti. No, io la bugiardona non la uso. Vabbè, va bene così, a posto, grazie. Vabbè, insomma, qua non ci siamo. Voi dove siete? Perché non venite ancora? 4 Nopoli, Colonnella. Noi vi aspettiamo in diretta Radio Erno. Queste sono quelle serate in cui ci si diverte, come tutte le serate che Radio R9 chiaramente vi racconta in diretta nei locali più belli della costa adriatica, abruzzese e marchigiana. Cronopolis aperitivo indoor, aperitrite indoor. Ma chi siete voi? Guarda che bel gruppo! Stiamo sempre a festeggiare la ragazza Laura, se non erro, che compie gli anni, il marito è sempre presente. Allora, state proseguendo sulla strada del divertimento. Allora, io mo ti faccio una cosa. Che canale è questo? Che canale è questo? Non lo so. No, che canale è questo? Che televisione è? Radio R9. Allora, un amico nostro disse è una bolcia, è una... Ah, non mi cominciare anche tu, se no ti censuro, diciamo che siamo state vittime io e la mia amica Anna Laura, lei prima, io dopo. Comunque lasciam perdere, va, non mi parlare di quelle cose perché altrimenti ti censuro. Punto. E ti devo dire allora? E allora nulla. Basta. Basta. Andiamo avanti. Dai, un buon proseguimento, divertiti. Chi è che mi ruba? Ancora tu. Va bene, io devo proseguire le interviste. Ragazzi. Buonasera. Buonasera. Come va? È il mio compleanno, sto benissimo. È il tuo compleanno? Auguroni. Ma grazie tesoro, grazie. Come ti chiami? Stefano, molto piacere. Stefano, quanti anni compri? 23. 23? Ma sei piccolino. Ma no, ma non mi dire così. Sei giovane. Ma no. È un complimento. Ma sei più giovane tu che io sono. Ma senza dubbio, certo, sicuramente. Sono contenta quando possiamo festeggiare i giovani d'oggi. Bene, stai festeggiando con chi? Con tutti quanti gli amici miei qui. E gli facciamo una bella ripresa intanto. 23 anni di Stefano, aspettami. Allora, state festeggiando per bene o no? Sempre. Sì. Compleanno suo è festeggiato e bisogna festeggiare nel migliore dei modi. Parlami un po' di Stefano, che ragazzo è? È un ragazzo che gli piacciono le donne. Ah, mamma mia, è vero, ti piacciono le donne? Purtroppo è il mio punto debole, le donne non ci posso fare niente. Che... Però dillo, non sono. Ti piacciono le donne, mi sembra giusto. Quante ne hai? È meglio non dirlo, guarda. Oh mamma mia, quella cosa è grave. No, perché? Beh, insomma, a quanto pare tanti cuori probabilmente spezzati. Oh, ma che dai. Va bene. Ma una cosa normale proprio. L'importante è portare rispetto. L'importante è divertirsi. Abbiamo un'età dove ci dobbiamo divertire tutti e ci dobbiamo divertire sempre. Però con rispetto. E ci dobbiamo sfasciare. Vabbè. Se ti riusci a noi, ti offro da bere, guarda. Guarda, grazie, ma non posso, come ti avete accettato. È un piacere come te l'avessi fatto. Come si chiama la tua ultima donna che stai frequentando? Lasciamo perdere, cambiamo domanda. Ok, ho capito. Ciao Stefano, auguroni ancora. Ciao. E vabbè, tendiamo, come si suol dire, un velo, perché non possiamo dire ovviamente cose
che non si possono raccontare. Andiamo un po' a vedere chi c'è questa sera e chi può essere un'ottima o un ottimo interlocutore. Ragazze, buonasera! Scusate, ma io quando vedo due belle gnocche devo fermarmi. Ciao, come va? Va bene. Tutto a posto? Ti stai divertendo o no? Certo. Di dove sei? Di Roseto. Allora, come la passerai questa serata? Con i miei amici. A fare cosa in particolare? Come pensate di divertirvi questa sera? Ballando. Ballando, giustamente. Perché la tua amica scappa, fammi capire. Perché scappi? Vede la telecamera e scappa. Sentite un po', ma ragazzi ce ne sono? Ragazzi, ragazzi interessanti ce ne sono qua? Quindi si può pensare anche di trovare l'anima gemella? Magari. Ok, siete ben disposte dunque eventualmente a trovare l'anima gemella? Perfetto. E allora, come vedete, il tuo nome? Renza. Silvia. Sono pronte a trovare l'anima gemella. Loro sono due belle ragazze, la bionda e la mora. Venite a Cronopoli, se ne conoscerete anche voi. Ci sentiamo più tardi, sempre in diretta su Radio R9. Sempre qui Cronopoli, non ci schiudiamo da questo posto fantastico, dove davvero abbiamo trovato una dimensione perfetta per divertirci, per stare insieme. Cerchiamo di uscire dalla pista zeppa, devo dire, di ragazzi e ragazze che si stanno scatenando per poter parlare in un posto più tranquillo, dove magari riusciamo a scambiare qualche parola affinché ci ascoltino. Ma eccolo, Angelino! Buonasera! Buonasera! È stato il tuo compleanno! Sì, la settimana scorsa, però stasera ho portato mio nipote che compie 18 anni. E allora l'ho portato un po' a fare due salti. Insomma, da Angelino DJ, ampiamente riconosciuto, sicuramente capiamo che qua si sta bene, ci si diverte, perciò anche Angelino ha scelto Cronopoli questa sera. Sì, poi comunque sia, la console è amica, Fabrizio, Nico, Luca, tutti amici, sono venuti anche a trovare, quindi. Bene. Angelino, che te ne pare di questo Cronopoli? Guarda, non c'ero mai venuto prima, però comunque sia il format di Francesco non sbaglia mai, quindi che dire? Insomma, si va sul sicuro, perfetto, e allora ti auguro una bellissima serata. Anche a te e a voi, grazie. Grazie Angelino, bellissime le serate che ricordo con lui. In questa primavera, buonasera. Buonasera. Tutto bene? Benissimo, Franceschiello Venti, sempre il migliore. È sempre il top, è sempre il top. Sì. Allora, questa serata, raccontami un po', come sta andando? Divertentissima, piena di emozioni. Veramente, Franceschiello Venti sa emozionare sempre tutti. Oh, ragazzi, sembra che vengano pagati per dire questo, ma in realtà loro sono effettivamente la bocca della verità. Aperi Street, il migliore evento di sempre nella regione Abruzzo e nella regione Marche. Vai! Bravo! E lo stiamo esportando anche al nord. Non aggiungo altro, non aggiungo altro. Eccolo qua, questo risciolone. Ma c'è un capello, insomma. Grazie. Alla Levi. Bello, bello lui. Allora, che si fa qua? Allora, sono qua principalmente per divertirmi e sto trovando un passaggio per tornare a casa. Ho capito, perfetto. E come sta andando? Eh? E come sta andando? Bene, l'ho trovato, ma adesso devo ritrovare la persona che mi riporta. Mannaggia. E allora? La colpa di tutto ciò è sua. Perché?
perché mi ha fatto fare un macello lui. Tutta colpa sua. Guarda, queste ragazze. Sei sola, sei bellissima. Ma grazie, troppo gentile, di cuore. Ragazzi, divertitevi. Ci vediamo. Buona ricerca. Grazie. Tutto R9. Grazie a voi ragazzi. Grandi. Sono fantastici ragazzi che incontriamo in queste serate sempre pazzeschi. Oh, e qua vedo un bel gruppo di ragazzi. Buonasera. Mi scusi se la disturbo. Dicevo, mi scusi se la disturbo. Tutto a posto? Non ho capito. E lo so, la musica è alta. Tutto ok? Tutto ok, la grande. La vedo molto elegante. Grazie. Complimenti. Perché siete qua? Per quale ragione stasera? Compleanno mio. È compleanno. Ma ho beccato un compleanno. Grazie mille. Auguroni, quanti anni compri? 23. Quanti? 23. Ma sei giovanissimo anche tu, mamma mia. Stai festeggiando con i tuoi cari amici, immagino. Ho capito. Stai festeggiando con i tuoi più cari amici? Sì. Tutto bene, quindi. Stai andando alla grande, immagino. Ho capito. Repeat, rewind, dicevo. Stai festeggiando alla grande? Alla grande, alla grande. Ok. Ciao. E io lo so, ragazzi, qua non sento nulla. La musica è quella che è. Io provo a gridare, però non sempre si riesce. Allora, qui c'è un tavolo scatenato dove vedo gente che balla sui tavoli e proviamo un po' a disturbare. Oh, guarda un po' che incontro qua. Nico Battistelli, che ci fai nel tavolo? No, ma non mi posso ma che muovere. Stai combinando tu? Non mi posso muovere, arrivi. Ma no, dovevi essere in console. Ma un giretto ogni tanto me lo faccio, eh. Ma non va. La tecnologia senza fili. Chi volevi salutare qua? Amici. Chi sono? C'è Luca, però adesso è andato via. C'è lo staff Cronopolis. C'è lo staff. Tutti coloro che lavorano qui a Cronopolis. Ah, loro sono quelli dello staff. E allora andiamo da loro. Beh, mi sembra giusto. No, tutti quanti, guarda quanti ne sono. Quanti ne sono? È una bolgia. È vero, sì, proprio una bolgia. Dunque, lo staff del Cronopolis. Ciao, allora. Il Cronopolis sta dando spazio ad un evento sempre più bello. Ci si diverte di brutto qua. Sì, insieme a Francescallo abbiamo creato questa atmosfera, questo contesto e sta riuscendo bene perché la gente si diverte, ci sono persone di tutte le età, grandi, piccoli, si crea un'atmosfera bellissima in questo posto che è stupendo, è spettacolare e speriamo niente di continuare così, di continuare a far divertire la gente. Bene, bene, state andando alla grande, continuate così. Assolutamente. Allora, l'altra parte dello staff. Ma come? Allora, vi state divertendo anche voi alla grande? Cronopolis è top. È il top, ragazzi, dovete venire. Non so quando si rifarà questa festa, ma è un evento molto bello. Assolutamente sì, hai ragione. Ma vedo anche un'altra bella figura, una donna dello staff del Cronopolis. Allora, spiega un po', no? Se qualcuno non conosce il Cronopolis, per quale ragione venire qua? In tutti i sensi, un locale fantastico, un modo diverso di vivere la sera, giusto? Un locale fantastico, venite per provate per credere. Giusto, breve ma essenziale, provare per credere, ha ragione. Allora, noi siamo qua, Cronopolis, Coronella, uscita dell'autostrada, nel presso del centro commerciale Valvibrata, siete ancora in tempo per questa sera.
E comunque sia, non dimenticate che quando c'è un evento targato Franceschiello Eventi, il risultato è sicuramente il top. Siamo sempre qua, ormai lo sapete, ve lo ripeto, ormai da 3, 4, 5 ore, non so più, ho perso il conto. Siamo a Cronopolis, Colonnella, grande festa, grande gente, grande divertimento. Io vi consiglio di raggiungerci perché la serata è ancora lunga, ma noi vogliamo darvi l'ultimo scroscio di interviste. Come non ho capito? Si vuole mettere sotto. Cioè non ho capito che vuole fare. Allora spiegatemi che cosa volete fare. Rimorchiare. Ah, rimorchiare. Mi sembra giusto, ragazzi. No, stavo scherzando. No, no. Stasera. Ma è giusto anche pensare di farlo. Siete giovani, è giusto. È giusto. Allora, tu chi vorresti rimorchiare? No, nessuno. Come no? No. Perché? Sono venuto qua solo per divertirmi. E vabbè, una bella ragazza magari, no? Eh sì. Come ti piacerebbe che fosse la ragazza dei miei sogni? Non lo so. Va bene tutto. Va bene tutto, basta che respiro, capito? Stavo scherzando, solo per divertirmi. Guardate bene ragazzi, scherziamo anche noi. Divertitevi! La Cronopolis, gente simpatica, allegra, è questa quella che vogliamo. Pronta a divertirsi e soprattutto a scherzare con noi. Mi indicano te. Buonasera. Che si fa? Si balla e si beve. Oh, quindi stop. Sì. Di dove sei? Di Giulianova. Giulianova. Che si dice a Giulianova in questo periodo? Si fa festa per Natale. Per Natale, giustamente. La vera festa è quella poi d'estate, giustamente. Sì. Però ci si diverte sempre. Quindi ti piace Giulianova? Sì. Evviva Giulianova! Evviva Giulianova! Evviva il sindaco! No, il sindaco no! Come no? Non va bene! Evviva Giulianova e basta! Va bene, ok! Non approfondiamo l'argomento! Allora, va bene, però io lo saluto il sindaco Francesco Mastromauro, grande amico anche di Radio Renove e di tutti noi! Ciao, buonasera! Buonasera! Che si fa? Ah, diciamo che ci si diverte un po' tutti quanti insieme. E qui è bellissimo, gli eventi di Franceschiello sono tutti bellissimi. Ma come mi divertite te, sono voi? Belli come te. Oh, grazie, troppo gentile. Ma come ci si diverte? Spiegami. Ma ci si diverte ballando, tra un drink e l'altro ci si diverte in compagnia, ballando, perché la musica è bellissima. Mi fa piacere, sono contenta. Allora, lui che si mette qua dietro come un gufetto, eccolo qua il gufetto, che poi vorrei far notare anche il... non devi scompigliare tutto, il fazzolettino che esce dal taschino, è sintomo di sciccheria questa, eh? È ovvio. Devi parlare, siamo in radio. Per una serata del genere. Mi fa piacere. Che cosa farnetichi tu, dimmi? È che lui ha soldini. Voglio pieno. Ben venga. Indubbiamente. È fortunato. E meno male che me lo sono scelto come amico. Perfetto, così paga sempre lui. Esattamente. Giusto. Non fa una piega, dimmi. Nessuno ha fatto i complimenti al cameraman, che è il numero uno, perché fa delle riprese eccezionali. Wow! Veramente. È giusto, insieme mi fa piacere. A te, che sei spettacolare, che come te non intervista nessuno, veramente. Troppo buono, guarda. Eccezionale lui. Certo, baciamoci in diretta. Grazie mille, buona serata a voi tutti quanti che ci ascoltate. Buona serata, alla salute. Grazie a te, grazie. E allora anche Andrea Marozzi si è beccato un super complimento. E anche io, ma alla fine dei conti,
diciamo che sono troppo buoni questi ragazzi. Io vedo un gruppo di ragazzi, che c'è, chi mi indichi, che qua mi bussano, mi chiamano, mi dicono, però alla fine non si comprende bene. Vedo delle belle ragazze e le becco al volo, belle ragazze io le becco, belle belle belle, come va? No, come no? Come va? No, vabbè, risposta strana. Come va? Bene. Oh, bene, mi sta bene. Sta chiappa? Ce l'ho il ragazzo. Ah, sei già fidanzata? Sì. Sei contenta? Sì. A posto. Tu fidanzata? Sì. Pure tu? Sì. E niente, vabbè. Quindi vabbè, ci si diverte e basta. Cosa? Non ho capito. Ci si diverte e basta qui. Esatto. Come vi divertite voi? Cosa? Come vi divertite quando andate a ballare? Vedendo a lei, sono 5 anni che non la vedo. Davvero? E oggi un incontro dunque? Sì, è anche il mio compleanno. Che bello, il tuo compleanno. Ma tutti i compleanni ho beccato stasera. Auguroni. Grazie. Che bello, grande festa quindi. Sì. Mi fa piacere. A voi ti è festeggiato per bene, sì? Sì, è arrivata lei. Sono contenta, mi fa molto piacere. Buon proseguimento allora. Ciao ragazza, ciao. Vediamo un po'. Facciamo un'ultima intervista per questa sera. C'è chi balla sui tavoli. Sono sempre loro. Sono sempre ragazzi. Giustamente del Cronopolis. Si balla anche sui tavoli, vieni qua. Anche sui tavoli si balla, sulle sedie, dappertutto. Ovvio. Questa sera è un delirio. Ci stiamo divertendo e forse bevendo un po' troppo. Per fortuna questa sera è speciale insieme al nostro amico Michele, che vi vorrei presentare. Presentati Michele. Salve, sono Michele, staff del Cronopolis 2016. Oh Petra! Grande Cronopolis, grande appunto lo staff di questo posto meraviglioso dove riusciamo a divertirci alla grande, perché effettivamente già entrando qua si sta troppo bene. E allora io vi do la buonanotte, ma quella notte è ancora lunghissima. In diretta sulle 9 Cronopolis del Colonnella. Raggiungeteci perché siete ancora in tempo. E comunque sia, ascoltate tutto ciò che accade sulle 9 in diretta.